Ok. A 18 anni mi hanno diagnosticato un tumore osseo alla gamba destra e quindi di conseguenza mi hanno amputato la gamba destra. Dopo due anni di, diciamo così, di inattività, che non ho fatto niente, ho iniziato a lavorare. Questi due anni qua senza lavorare percepivo una piccola pensione di invalidità civile, 500.000 lire ogni due mesi, quindi 250.000 lire al mese. E come ho iniziato a lavorare però, dopo un anno e mezzo mi è stata tolta, perché lavorando avevo un reddito che superava i 4.000 euro lordi all'anno. Mi sono un po' alterato, diciamo così, e non ho pagato più l'INPS per 15 anni, 16 anni. Dopodiché, dopo varie sollecitazioni da parte dell'INPS, insomma, alla fine ho dovuto pagare, perché sennò mi levavano un pezzo di appartamento dove vivo con mia madre attualmente. 15 anni di arretrati, pari a 27.000 euro. Ora, la cosa buffa e che non trovo assolutamente giusta è che siccome io ho questa protesi qua, me la sono dovuta pagare praticamente, perché l'USL mi passa 3.000 euro ogni 4 anni, però mi passa la protesi, diciamo così, è un po' brutto da dire, ma è come se comprassi una macchina, con 3.000 euro compro la protesi base. Se voglio delle cose in più che mi fanno camminare meglio, me le devo pagare. Quindi alla fine questa protesi qua che ho adesso mi è costata 22 milioni di lire. Adesso lavoro, io lavoro sempre a Portofino da distributore di benzina per le barche, però è un lavoro stagionale, cioè lavoro 6 mesi, da Pasqua a fine settembre. Io gli altri 6 mesi praticamente non ho entrate, a parte che poi è un lavoro comunque che sto parecchio in piedi, quasi tutto il giorno in piedi, anche con problemi alla schiena, però in realtà poi non è che mi aiutano, anzi non mi aiutano proprio, perché ogni volta che devo fare qualcosa c'è sempre un problema per questa faccenda qua della protesi, la patente nautica, la patente del motorino. Quindi adesso se devo fare questa protesi non so come farò, perché adesso i soldi si tratta di 30.000 euro, quindi non è che sono noccioline. La mutua passa solo 3.000 euro ogni 4 anni. Perché? Perché io sono, essendo invalido civile, se fossi invalido sul lavoro non tirerei fuori niente e potrei fare una protesi ogni anno, delle migliori, delle ultime. E se io essendo invalido civile non ho diritto invece a tutto quello che hanno di diritto gli invalidi sul lavoro. Però poi alla fine, voglio dire, siamo sempre nella stessa situazione, nel senso che un invalido civile è un invalido sul lavoro, insomma la gamba l'ha persa comunque. Perché un invalido sul lavoro, pagando l'INPS e l'INAIL soprattutto, cioè se dovesse succedere una cosa del genere, ha questa copertura. È successo a 17 anni e non lavoravo, quindi non ero in regola. Ma la pensione a me, guarda, non è che non lavorerei neanche, cioè, perché poi tanto sarebbero, non so, 250 euro al mese. Probabilmente perché ci sarà una legge che dice che gli invalidi civili rimangono invalidi civili, quindi se uno vuole una protesi all'avanguardia se la deve pagare. Io vorrei che mi venissero incontro più sulla protesi, oppure su degli sgravi fiscali per la mia attività, visto che, ripeto, lavoro 6 mesi all'anno. La pensione non è che mi interessa più di tanto, sinceramente. Vorrei che mi aiutassero più sulla protesi.